Oggi parliamo del fandom. Il termine indica una sottocultura formata dalla comunità di appassionati, fan, che condividono un interesse comune per un'attività, un argomento, una serie, oppure per un artista famoso, di cui diventano sostenitori e difensori ossessionati. Il fenomeno del fandom sta attraversando una fase critica. Una volta spazi di ammirazione e condivisione, oggi i social network si trasformano in arene di scontro da parte di diverse fazioni di fan. Ma cosa sta succedendo? La passione per i propri idoli ha superato il limite, trasformandosi in comportamenti problematici e violenti. Minacce verso chi viene percepito come rivale non sono rare, delineando un panorama preoccupante. Poco tempo fa, nel mezzo della rissa online fra due rapper statunitensi, Nicki Minaj e Megan Thee Stallion, il cimitero in cui è sepolta la madre di quest'ultima ha dovuto adottare misure di sicurezza stringenti, dopo che il luogo è stato preso di mira e pubblicizzato sui social da parte di una delle fan di Minaj. Gli esperti che analizzano il fenomeno attribuiscono le responsabilità ad una vita spesso infelice, priva di scopi personali e dalle innumerevoli ore trascorse online. Queste dinamiche sembrano alimentare un circolo vizioso. Relazioni malate, dove i fan sentono di avere un legame personale con le celebrità e vivono di riflesso, idealizzando il proprio eroe. Ma è una strada a senso unico che porta a delusioni e frustrazioni. Questo modo di vivere il fandom sta minando la sua essenza. Non più gioia condivisa, ma campo di battaglia per affermare la propria fedeltà. Il bisogno di appartenenza spinge ad azioni estreme. Alcuni fan vedono nelle minacce un modo per difendere i propri idoli senza rendersi conto del danno che causano o, forse, compiacendosene. Le piattaforme social giocano un ruolo chiave amplificando messaggi negativi e comportamenti tossici. La vicinanza virtuale ai propri idoli sembra giustificare ogni azione, ogni parola. TikToker e podcaster sono fenomeni in grande espansione. Traggono vantaggio da una generazione che trascorre sul web una quantità impressionante di tempo. Il sindaco di New York, Eric Adams, ha dichiarato di voler far causa ai social per aver alimentato la crisi nazionale che danneggia la salute mentale dei giovani. Ma cosa possiamo fare? Gli esperti suggeriscono un ritorno alla realtà, valorizzando le relazioni autentiche e la vita al di fuori della rete virtuale. È fondamentale riconoscere i segni di un fandom tossico. La consapevolezza può essere il primo passo verso un cambiamento positivo. Educare al rispetto reciproco online è un altro tassello importante. Le piattaforme social hanno la responsabilità di promuovere un ambiente sicuro e inclusivo. Riscoprire il valore del supporto costruttivo, celebrare senza denigrare e offendere, può ridare al fandom la sua vera natura di comunità positiva. Non dobbiamo dimenticare che dietro ogni schermo ci sono persone reali. Le parole hanno peso, gli attacchi lasciano segni. Il fandom può tornare ad essere quel luogo magico dove la passione unisce e non divide. Dipende da noi, dal nostro comportamento quotidiano. In conclusione, il mondo del fandom sta affrontando una sfida importante: superare il periodo buio della rivalità e della negatività per ritrovare la luce dell'ammirazione condivisa e del rispetto reciproco. Scrivi un commento e iscriviti al canale per sostenere il nostro impegno e aiutarci a produrre questi contenuti. Al prossimo video!